Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in Bolivia. Infatti alla Paz, che con i suoi 3600 metri sopra il livello del mare è la città più alta, pensate, di tutto il mondo. Starò in Bolivia più o meno una settimana e cercherò di farvi vedere alcune delle principali attrazioni che sono presenti in questo incredibile paese del Sud America. Direi di iniziare subito con l'esplorazione di questa caoticissima città. Bienvenido a Bolivia, a La Paz, a la ciudad maravilla del mundo. Espero que puedas tener un bonito recuerdo de acá, una buena estadía. Que Dios te cuide. Alle spalle è Plaza San Francisco, la piazza principale di tutta La Paz. È qui che succedono ogni giorno un sacco di cose, infatti i locali vengono qui per assistere magari a spettacoli, c'è gente che pulisce le scarpe, gente che corre, è la parte più viva della città di La Paz. Quella che vedete alle mie spalle invece è la cattedrale di La Paz, se non sbaglio è stata costruita nel 1500 ed è la chiesa più antica di tutta la città. In questo momento mi trovo nel mercato delle streghe. Se venite alla Paz ovviamente dovete assolutamente visitarlo, è super particolare. Alle mie spalle infatti potete vedere i feti di lama. Praticamente loro offrono questi feti di lama prima di costruire una casa alla Pachamama. La Pachamama sarebbe la madre terra, per diciamo avere buona fortuna e far prosperare la casa nel migliore dei modi. Ed è veramente strano. Ero qui alla Paz a passeggiare tranquillamente, ho conosciuto questi bellissimi 4 studenti che stiamo facendo iscrivere al canale. E... buongiorno! E niente, sono qua, super simpatici, si stanno scrivendo tutti quanti. We love Italy, we want to travel someday to there. Yes, yeah. you have to. Come. It's beautiful. Yeah. Thank you. Bye. Buongiorno. Plaza Murillo è sicuramente una delle piazze principali qui in Bolivia. Infatti si trova la sede del governo, che vedete alle mie spalle, e la sede del potere legislativo, che invece sta da quell'altra parte. La Paz non è la capitale della Bolivia, mentre è Sucre, però è qui il potere sia legislativo che esecutivo. Nonostante La Paz si trovi in un'altitudine di 3600 metri, l'unico sintomo che sento è proprio la mancanza di fiato, soprattutto quando cammino in salita oppure parlo alla camera. Mi manca un botto il fiato e mi fa anche male alla milza a volte. Però fortunatamente è l'unico sintomo che ho, che percepisco. Molte persone infatti stanno proprio male, gli viene la nausea, vomitano, gli viene mal di testa. Adesso sto cercando di prendere il teleferico per andare nel quartiere più alto e farvi vedere La Paz dall'alto, perché dovete sapere che una caratteristica, la principale caratteristica di La Paz, è il fatto che è stata costruita all'interno di un profondissimo canyon e tutta attorno è circondata da montagne, colline, nelle quali a loro volta sono state costruite centinaia di migliaia di case. Il quartiere più alto si chiama El Alto, come dice appunto il nome, e pensate che vivono nel quartiere più alto 1.200.000 abitanti. Invece nella città di La Paz vera e propria ne vivono solamente 900.000. Il quartiere El Alto si trova a ben 4.058 metri sopra il livello del mare. E quindi rispetto al centro di La Paz c'è un dislivello di più di 400 metri, pensate. Infatti qua si sente ancora di più la mancanza di fiato che vi dicevo prima. Bella.
farvi vedere qualcosa di più di questo quartiere, però purtroppo si sta facendo tardi e voglio vedere il sunset, ovvero il tramonto, da un altro punto panoramico che mi hanno detto che è veramente fighissimo, dal quale si dovrebbe vedere La Paz, tutta La Paz a 360 gradi, quindi voglio cercare di andare lì prima che faccia buio, anche perché mi hanno detto che questo quartiere non è bellissimo da visitare di sera, insomma, col buio. Nemmeno i boliviani che vivono a La Paz centro vengono qui la sera, quindi è meglio che me ne vada, va? Ma in che posto vi ho portato, raga? Questo è il Mirador Kili Kili. Se doveste per caso venire alla Paz, venite assolutamente all'orario del tramonto. Da qua si ha una vista a 360 gradi su tutta la città ed è veramente, veramente incredibile. Stupendo. Buongiorno carissimi, come promesso oggi la giornata super adrenalinica, infatti sto per percorrere la Death Road, ovvero la strada della morte, infatti in spagnolo viene chiamata la carretera della muerte perché è una strada super pericolosa che i boliviani utilizzavano negli anni passati perché era l'unica strada che collegava La Paz a Coroico, è lunga una sessantina di chilometri e si parte da un'altitudine dove ci troviamo in questo momento di 4700 metri per arrivare fino in fondo a 1100 metri, cioè c'è un dislivello di 3600 metri, è pericolosa perché è tutta sterrata, è molto stretta e c'è un dirupo molto profondo e un sacco di persone negli anni passati sono purtroppo morte perché ci sono stati un sacco di incidenti. Al momento, ad oggi, questa strada pare non essere più utilizzata più di tanto perché per fortuna hanno costruito una strada più sicura che collega La Paz a Coroico e niente, è diventata un'attrazione turistica e noi la percorreremo con le biciclette, come potete vedere alle mie spalle. Let's go! Prima parte d'asfalto superata, adesso viene la parte difficile, ovvero la vera Death Road, la strada sterrata, super pericolosa, con lo strapiombo al nostro fianco. Questa è l'attrezzatura che ci hanno dato, la bici, si pedala. Purtroppo tutte le clip che ho registrato con la GoPro sono così e così. Abbiamo attraversato la foresta amazzonica boliviana sotto la pioggia e nel fango e non ho fatto tanta attenzione alle riprese perché ero più concentrato a non finire nel burrone. Posso dirvi che è stata comunque un'esperienza molto particolare e adrenalinica, anche se sono stato sfortunato perché la visibilità era zero. Però almeno posso dire di essere sopravvissuto alla strada più pericolosa del mondo. E niente, fai la carretera della morte e ti riduci così. Tutto il fango, guarda. Sporchissimo sono. Buongiorno carissimi, mi sento di darvi delle scuse perché infatti ieri dopo la carretera della muerte non vi ho più dato notizie. Come potete vedere sono sopravvissuto, sono ancora vivo. Praticamente subito dopo il tour ho dovuto prendere un minibus pieno di locals per tornare a La Paz e da La Paz ho preso un night bus che mi ha portato nella città dove sono adesso. Sono appena arrivato, sono a Sucre, la vera capitale della Bolivia. In questo momento mi trovo in Plaza 25 de Mayo, ovvero la piazza principale, il cuore, il centro storico di Sucre. Ho solo una giornata, quindi direi di non perdere tempo e iniziare subito ad esplorare questa nuova città boliviana. Quello che salta subito all'occhio camminando nella piazza principale di Sucre è la bellissima cattedrale chiamata Cattedrale di Nuestra Signora de Guadalupe, che è l'edificio religioso cattolico ovviamente più importante di tutta la città, e quello che predomina è la torre, il campanile, che è il simbolo di Sucre ed è un punto di riferimento sia per i boliviani ma soprattutto per noi turisti per orientarci. Tutti questi archi che vedete, queste costruzioni di colore bianco, sono state costruite dagli spagnoli durante la loro conquista e sono rimasti praticamente inalterati fino ai giorni nostri, ed è per questo che infatti viene anche chiamata tra l'altro la Ciudad Bianca, come Arequipa in Perù, proprio perché ci sono tutte queste costruzioni di colore bianco.
quella dove mi trovo in questo momento invece è la chiesa di San Filippo Neri. Come si può vedere dall'aspetto alle mie spalle con le arcate, è sicuramente una costruzione costruita dagli spagnoli nell'epoca coloniale. Mi hanno detto di venire qui perché ci dovrebbe essere una bellissima vista su tutta la città e quindi here we are. Questo posto, raga, vi consiglio assolutamente di venire alla chiesa di San Filippo Neri. È super figo perché ti permettono di salire sulla terrazza. Siamo in centro della città e quindi si riesce ad avere un bellissimo panorama su tutta la città, su tutti i palazzi bianchi che sono presenti qui a Sucre. Questo è carino, costa 17 bolivianos, sono tipo 2 euro, ma è figo, venite pure, vi lo consiglio. Niente, stavo facendo cena in questo locale super tipico, super tradizionale, nel senso che sono l'unico turista, non ci sono altri turisti ed è quello che mi piace di più ovviamente. Cercare ristoranti tipici dove ci sono solo i locals, anche perché tra l'altro si paga molto di meno rispetto ai classici ristoranti a chiappa turisti. E ho incontrato questa famiglia di peruviani che sono qui in Bolivia con me, ma in realtà sono del Perù, che mi hanno chiesto cosa faccio, chi sono, eccetera. Mi hanno iniziato a parlare, vogliono farsi un sacco di foto ed è questo il bello ovviamente. È bellissimo. Gracias! Saludos a toda la familia de Italia. Gracias. ¿Cómo te llamas? Petronella. Petronella. Ah, placer de conocerte. Sí. De conocerte todos. Todos sí. Vos. Bienvenido a Italia. Chao. Bienvenido a Italia. Chao. Chao. Que te vaya bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. 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 Italia. Chao. Carissimi, spero che questo primo video sulla Bolivia vi sia piaciuto. Direi che termina qui. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, soprattutto perché il mio viaggio in Bolivia ovviamente non è ancora finito. Mi manca probabilmente il posto più bello e soprattutto più famoso che è presente qua in Bolivia, ovvero il Salar de Uyuni. Passerò ben 4 giorni lì e 3 notti, quindi non vedo l'ora, sono super eccitato. Non vedo l'ora anche di farvi vedere ovviamente quel video. Appena sarà disponibile ve lo lascerò qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione. Per il momento direi che ci siamo detti tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!